Ciao a tutti, io sono Meryl, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo i pancake. Le dosi che vi darò sono per circa 4 persone. E adesso andiamo a scoprire che cosa ci servirà per prepararli. 200 ml di latte, 125 g di farina 00, 6 g di lievito per dolci, 15 g di zucchero, 2 uova. E adesso passiamo a prepararli insieme. Vedrete che è davvero facile, io li faccio con i miei bambini. Per prepararli vi basteranno una semplice ciotola e un frustino. Se non doveste avere un frustino potete anche usare una forchetta. Iniziamo. Mescoliamo per prima lo zucchero insieme alle uova. Vi serviranno intere, quindi non dovrete dividere il rosso dal bianco. Adesso passiamo ad aggiungere la farina e il lievito, un poco alla volta, per amalgamarli bene. Quando cominciate a vedere che l'impasto si addensa, potete allora iniziare ad aggiungere il latte, sempre un poco per volta. L'impasto non deve risultare né troppo solido né troppo liquido. Questa è già una buona consistenza. Ora che abbiamo mescolato insieme tutti i nostri ingredienti e abbiamo ottenuto una crema bella consistente, possiamo passare finalmente all'ultima fase, quella più divertente, cucinarli. Seguitemi. Per cuocerli vi basteranno una pentola da crepe o una semplice antiaderente e naturalmente una paletta per poterli girare. Subito lasciate un fuoco alto in modo che la padella comunque si scaldi. Colate una porzione di impasto nella pentola, oppure se preferite potete usare un mestolo. Io di solito faccio così perché mi viene più comodo. Adesso abbasso leggermente la fiamma. Il segreto per capire se i pancake sono pronti da girare o meno è vedere le bollicine. Quando ci sono quelle bellissime bollicine vuol dire che è ora di girare dall'altra parte. Adesso che si sono create le bollicine in superficie vuol dire che è ora di girare dall'altra parte. E voilà! Lasciate cuocere anche dalla parte opposta per qualche secondo e poi i vostri pancake sono pronti. Visto com'è stato facile? Io li faccio spesso al mattino o al fine settimana con i miei bambini. Provateci anche voi e fatemi sapere se vi sono piaciuti. E mettetemi un like. Alla prossima!